Capita spesso come giornalista dover annunciare brutte notizie. Lo si fa sempre con un pizzico di imbarazzo e di tristezza, ma quando devi parlare di qualcuno che conosci, avverti un forte disagio, un pudore nel comunicare. Ogni cosa può sembrare eccessiva. Dovresti restare distaccata, è vero, ma è difficile. C'è una tristezza privata che non puoi rendere pubblica. Ma in questo momento la professionalità lascia il passo al ricordo non solo di un calciatore, ma di un uomo, un ragazzo di soli 37 anni, un gladiatore che, come faceva in campo, ha lottato fino alla fine. Ma stavolta non ha vinto, o meglio, non ha sconfitto la morte, ma ha vinto nella vita, nella sua breve ma intensa vita. Intensa perché in ogni cosa che ha fatto ha messo l'amore, il coraggio, il cuore, l'anima. Ha sempre avuto un sorriso, soprattutto quando praticava la solidarietà, che in una visita presso il reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento definì così. Ma io penso che questa è la vittoria più bella. Io penso che ognuno di noi si deve ritenere veramente fortunato. Vedere questi bambini che stanno qui veramente fa un male incredibile. Penso che ognuno di noi dovrebbe rendersi conto quando delle volte ci lamentiamo per stupidaggini o per una sconfitta, ma penso che veramente venirsi a fare un giro qua lo consiglio a tutti. Per me è stata una giornata bellissima, ma non è la prima volta che faccio queste iniziative, perché sono molto vicino a queste persone sempre. Quando posso vado a fare visita, a dare un sorriso a qualche bambino, che penso che la gioia più grande, la vita, il calcio finisce, la vita resta, e voglio sempre dare come uomo un ricordo importante. Era felice di portare un sorriso, soprattutto ai meno fortunati. Mi hanno accolto con tanta gioia. Tantissima gioia, dare un sorriso a un bambino penso che è la gioia più grande, soprattutto quando hai dei bambini piccoli come ce l'ho io, e vederlo ogni giorno felice, renderli felici è la cosa più bella. Perciò mi rendo conto quanto sia importante avere un figlio e la salute penso che la sia la cosa più importante della vita. Non sapeva che di lì a pochi mesi la salute lo avrebbe tradito. Lui, un atleta, un leone che si scioglieva però dinanzi ad un bambino. Ti abbiamo visto molto tenero con alcuni bimbi. Sì, no, io sono molto innamorato dei bambini e poi soprattutto questi ragazzi che hanno meno fortuna di noi e niente, purtroppo quando uno può fare un'iniziativa del genere io sto sempre in prima fila, perché sono cose importantissime da fare, non una volta all'anno e solo a Natale, ma bisognerebbe farle anche durante l'anno e non solo. Parole che potrebbero oggi strappare una lacrima, ed anche questa sarebbe forse una vittoria di Carmelo. Quella lacrima vorrebbe dire che ha lasciato un segno in quanti lo hanno conosciuto. Una lacrima dunque come segno di vittoria, la sua ultima vittoria, la più bella.